Ciao di Gugge, ben ritrovati nel vostro Underlink 91 su UK Watch 2. Nuovo capitolo. Arriva la tempesta. Wow. Non so cosa aspettarmi. In teoria dovrebbe essere qualcosa di grave. E secondo le previsioni questo tifone potrebbe essere il peggiore da anni. Quello sembra più un Dragon Sharnon, ma ok. Cosa? Un tifone? Quando arriverà? C'era un po' di vento prima, però... Perché sei così contento? So che ti piace il vento, Andrea, ma se è un tifone resteremo bloccati. I negozi chiuderanno e i treni si fermeranno, sarà abbastanza dura. Noi giornalisti non usiamo strano spesso, ma qui il tempo ora è così. Prima piove, poi bello, poi piove, poi bello. Il sottoscritto pensa sia strano. Eh, strano? Che succede? Oh cielo, non mi piace per niente, questo tempo mi innervosisce, puoi giocare fuori, ma stai molto attento al tempo, Andrea. No, fa niente, penso che mi rilasserò un po' nella mia stanza con un bel libro. Io con un bel videogame. Portatile, perché fisso non mi fido. Oh mio Dio. Ma siete spiriti, non dovreste aver bisogno di esercizio. Fai lavorare quei deltoidi, così, uno, due, tre, po. Gera gera po, ok. Uno, due, tre, po. Come un'aquila, non come un pollo. E madonna, mucca e pollo. Vai, più veloci. Ehi, abbassate il volume, sto cercando di leggere qui. Mia, perché ti arrabbi, Andrea? È grandioso il programma campo di addestramento quadro, provalo. Mia, sì, perché non ti alleni con me, Andrea? Te ne stai seduto a leggere senza mai fare un po' di esercizio. Veramente me ne sto seduto a giocare senza fare mai un po' di esercizio. Anche se poi in realtà, vabbè, lasciamo perdere. Posso leggere se mi va, e poi i gatti non dovrebbero dormire 23 ore al giorno? Comunque sei praticamente uno scroccone, lo sai, vero? Scroccone! Mi hai davvero chiamato così? Beh, se non sei proprio uno scroccone, perlomeno sei un animale domestico. Animale domestico? Già, e io sono il tuo padrone. Cosa? Non sono scroccone, non ho padroni. Ah, davvero? E allora che cosa sei? È lo spirito di un gatto definito patetico della sua vecchia padrona. E dai però, pure tu, Whisper. Investire da un camion patetico. Allora, io non so di preciso come se nel gioco lo vedremo, ma so per certo che nell'anime, o meglio, forse nel film, non lo so di preciso dove si svolge questa scena. Musichetta, ok, finita. Jibanyan si riavvicina ad Emi, o forse fanno vedere le immagini di quando era ancora un gatto, non lo so. Non ho mai ben capito sta cosa, però so per certo che c'è una scena del genere. Ma Emi, come hai potuto parlarmi così? Sei così crudele, Andrea. E io? Ehi, sei tu quello che gliel'ha fatto ricordare, Whisper. E Shibanyan, non potresti essere un po' più gattesco? Sai, un po' più calmo? Mia, non sarò qui a farmi dire come devo vivere. Su, su, voi due dovete... Non avete mai sentito quel modo di dire? I cani si legano alle persone, ma i gatti si legano alla casa. È il mio territorio. I gatti non obbediscono ciecamente alle persone tipo signor sì, signore. Ma davvero? Lasciamo stare. Oh, Shibanyan! Oh, Shibanyan. Non pensi che dovresti seguirlo, Andrea? Col quarzo. Sono sicuro che tornerà presto. Speriamo. Missioni chiave, le adoro! E Whisper? Beh, Andrea, è ora di cercare Shibanyan, stai cominciando un po' a preoccuparti, vero? Livello 21? Ma Shibanyan se n'è andato, troviamolo. Certo che accetto questo incarico. Non doveva scappare di casa per una discussione del genere. Sì, però forse ho esagerato un po' anch'io. Sa essere fastidioso, però mi preoccupo per lui quando non è qui.
Sono sicuro che entrambi avete detto che non cose che non pensavate. Credo che lo scopriremo appena lo troveremo. Dove sei andato, Shibanyan? Immagino che potresti utilizzare la sua medaglia per evocarlo con l'orologio. Non sembra il modo migliore per fare pace, però. In effetti, potrebbe semplicemente rifiutare gli inviti. Giusto. Cerchiamolo con il metodo tradizionale, non può essere andato lontano. Sì, hai ragione. Ok, cerchiamolo con il metodo tradizionale. Whisper. Valdoro Nuova. Ah, ok. Quindi dobbiamo chiedere un po' a tutti gli yokai. Non... Cosa? Fermi tutti. Madre? Tempismo perfetto, Andrea. Che succede, mamma? Vedi papà appena chiamato. Ok. Ha detto di aver lasciato qualcosa sul treno. Ah sì, che ha dimenticato. A quanto pare erano gli appunti per la sua presentazione importante di oggi. Mio padre ha un... Nel gioco, chiariamo. È un idiota. Una volta perde gli appunti e li lascia sul treno, in questo caso. La scorsa volta li ha lasciati sulla panchina della stazione del treno. Sempre appunti per una presentazione importante. Che cacchio di lavoro fa? Il classico lavoro giapponese da ufficio, Andrea. Che domande ti fai? Tutto questo mi sembra incredibilmente familiare. Eccolo. Guarda, non ho fatto in tempo a finire a dirlo. Per questo ha chiamato. Io devo uscire ora, ma ho bisogno che lo faccia tu, Andrea. Potresti andare a cercare gli appunti di papà? Ehi, sì. Certo, li troverò, nessun problema. Oh, bene, grazie, mi stai proprio dando una mano. Se li ha lasciati in treno è meglio che mi sbrighi. Già, papà prende il treno alla stazione raggio di sole a Campio Fiorito. Campo, no Campio. Ho detto Campio Fiorito, è Campo Fiorito. Quindi, prima di tutto? Lo so, forse qualcuno in stazione ha trovato gli appunti. Sarebbe un colpo di fortuna. Ci vado subito, li troverò di sicuro. Grazie. Ah, gli appunti di papà sono in una busta marrone, ricevuto. Muoviamoci, Andrea. Prima chiediamo se qualcuno ha trovato gli appunti alla stazione raggio di sole. Eh sì. Allora, abbiamo già due missioni. Valdoro Nuovo... Va. Allora, c'è già uno yokai qua giù, quindi... Piove. Sì, penso che faccia parte del... Komo-san! Per 1000 giravolte! Giusto ora qualcuno è passato di corsa davanti alla forneria a tutto gas. Mi chiedo se si tratti... Forse di una svendita da qualche parte? Alla forneria? Panetteria? Komo-san è panetteria, non forneria. Zitta! Ah, Komo-san e Noku, due yokai che si trovano... Un momento! Dunque, Komo-san è uno yokai che si trova alla slot kai con la moneta plus. Noko, un altro yokai che si trova alla slot kai con la moneta plus. Qualcosa... vorrei sbagliarmi, spero di sbagliarmi. Saluti, ho appena visto Shibanyan sfrecciare verso il fiume. Correva velocissimo persino secondo i miei standard. Ehi, che ne pensi di una gara un giorno di questi? C'è nel fiume... Il Lenzini! Hey! Zitta auto, ti rompo! Dunque, il fiume è dall'altra parte. Sì, lo so, me lo ricordo da Yokai Watch 1. Col cavolo che attraverso lì. Ma perché andare a fiume, Shibanyan? Elevatevi. Sempre in mezzo alla strada le persone. Ok, dobbiamo andare di qua, quindi. Shibanyan, so che sei qui e ti troverò. Oi! Canom, che dici? Un gatto yokai sta giocando con una liceale lungo il fiume? Oh, cosa? Wow! Che cosa sono queste frasi? Malandro? Il tempo sta diventando minaccioso, forse è meglio star fuori dalle fogne. Non che mi importi cosa capiti a te, solo non voglio visitatori. Ok, Shibanyan è qui allora. Ah, eccolo là, Shibanyan. Cosa sta facendo? Sembra simpatica, gne. Che abbiamo sbagliato a scegliere casa. Magari con lei sarebbe meglio. Oh, non lo so. Lui mi manca già. Shibanyan. Non è la prima volta che vediamo gli sbalzi d'umore di Shibanyan. Ma in quel caso era solo la natura volubile dei gatti. Adesso invece... Gli sta bene. Cosa? Non dovresti essere contento. Triste. Dovresti essere triste. Ehi, se vai via di casa potrei leggere in pace e il cioccolato durerebbe di più.
Queste sono ottime notizie, ma insomma Andrea non credi di essere, cioè... Ah, ma cosa sto dicendo? Non posso permettere a Shibayan di andarsene. Quella povera ragazza non si merita di averlo tra le scatole. Era questo che intendevi? Oh, eccolo, è lo Yokai che quel ragazzino insopportabile si porta sempre dietro. Così sembra Pina, però... Non credo che questi sciocchi siano problematici come i nemici del passato. Non capisco perché il nostro capo si sia fissato con questo bambino. Non sta a noi pensare a perché. Eseguiamo gli ordini e eliminiamo questi sgradevoli yokai che si porta dietro. Giusto, suppongo che sia anche per il bene di quel gatto yokai. E loro non si accorgono di nulla. Neanche loro. Dov'è finito? Che strano, è scomparso all'improvviso. Devo andare a Valdoro del passato. Ai ai ai. Perché non riesco a stare in piedi correttamente? No. Non mi dire che... Mia, mia, miau. Che cosa? Sono ridiventato un gatto! E questa è la casa dove abitavo con Emi, vero? Sono tornato indietro nel tempo. Cosa posso fare? Aspetta, Emi è qui. Diamo un'occhiata in giro. Oh, posso giocare come Shibayan, è fighissimo! Sniff, già è chiaramente l'odore di Emi. Posso giocare come Shibayan? Ah! Questa scrivania è sicuramente la stessa. Questa è la scrivania preferita di Emi, l'ha sempre avuta. Questo è il letto dei genitori? Il tappeto? Giusto, questa è la stanza dei genitori di Emi. Non sono mai entrato qua dentro, mi metteva a disagio. E invece ora ci sei. No, ti sbagli. Quella voce sembra quella di Emi. I tuoi voti sono bassi perché passi tutto il tempo con i tuoi amici buoni a nulla. No, avevo il mal di stomaco, ricordi? Ero mancata qualche giorno. Com'è deprimente. Non ricordi di averti cresciuta per diventare una tale bugiarda? Non sto mentendo, perché non mi ascolti mai? Ah. Oh, Ross. Emi, è tutta colpa dello yokai. Parliamoci e facciamo pace con la mia mamma. Mia omma. Mia omma. Non riesci a sentirmi? Lei non mi vuole credere, ma non stavo affatto mentendo. Le mamme possono essere così patetiche. Sto cercando di dirtelo, è colpa di quello yokai. Però non puoi sentirmi. Sono contenta di averti, Ross. Con te posso parlare. Emi, ma prima... Prima? Non riesco a credere che ti sia fatto investire da un camion. Patetico. Come prima? Come ha potuto la dolce Emi dire una cosa così orribile su di me? Deve esserci una ragione, a meno che lei... fosse incantata da uno yokai. Sì. Sai cosa mi serve, Ross? Prendere un po' d'aria fresca, andiamo. Eccolo là. Allora dovrebbe succedere nel film questa cosa. Questo gioco credo sia collegato al secondo film. Lo sto pensando sempre di più. Ad ogni modo andiamo avanti. Ah, la luce del sole è così piacevole. Adoro questo posto, sembra che il cielo sia tutto per me. Certo, si sta benissimo. Sai, Ross, che sono la presidentessa del consiglio studentesco a scuola? Davvero? Non me lo ricordavo. Devo sempre essere responsabile, un buon modello per tutti, eccetera. Ma questo significa che non posso parlarne con nessuno, tranne te. Tranne te, tranne te, tranne te. Grazie per avermi sempre ascoltato, non ti ho mai chiesto se a te va bene. Miau. Oh, bene, grazie. Promettimi che starai con me per tanto tempo. Tutti i gatti sanno che devono prendersi cura dei padroni che li amano. Capito? Wow. Solo wow.
Ross! Ross, dove sei? Amy, mi cercavi? Oh, cioè, miau! Ma non ti sente! Ehi, Ross, vuoi venire a fare shopping con me? Ti comprerò qualcosa di bello, che ne dici? Miau e me! Bravo! Ottimo, andremo molto veloci, quindi occhio a non cadere. O a non farti investire. Non sono sicura, Ross, cosa ne pensi? Miau? No, non va bene. Ho deciso ufficialmente che è patetico. Ecco a te. Ron Ron. Cos'è Ron Ron? Questo sì che è un bel vestito. Sai una cosa, Ross? Voglio diventare una stilista quando sarò grande. Ron. E creerò tanti vestiti fantastici, e questo è il mio sogno. Ce la puoi fare, Amy. Dopotutto, hai sempre avuto buon gusto per quanto riguarda i gatti. È così bello essere di nuovo con te, Amy. Voglio che tutto rimanga così, per sempre. O forse è stato mandato dopo. È come se fosse... Forse l'incidente non è mai successo? Dove è andata Amy? Vediamo un po' qua sotto. Oh, Amy. Oh, Ross, stavo giusto per uscire. Volevi venire con me? Miau. Sei come la mia ombra, puoi sempre uscire in questi giorni. Andiamo. Beh, ci credo, povero Cibanyan. Vuoi sapere una cosa pazzesca, Ross? Quella noiosa di mia mamma sta ancora insistendo per la storia dei voti. E ancora non mi crede, sa benissimo che stavo male, quanto è patetico. Miau. Grazie, sei l'unico che mi capisce veramente. Amy! Oh cavolo, aspetta, ho capito che è successo. Ehi Maria, ciao Sara! Lui si è fatto investire per proteggere Amy? No! Miau! No! Ma certo, mi ricordo tutto, mi ricordo perché venni colpito dal camion quel giorno. Non essere frettoloso, gatto. Chi ha parlato? Gettare la tua vita solo per salvare un'umana, e non una volta, ma due. Perché vorresti ripetere l'errore? Ti abbiamo dato una possibilità, gattino, di vivere, e non da yokai. Valuta attentamente, gatto, rimpiangerai questa scelta. Io non la rimpiangerò mai. Mi sacrificherei altre 7 volte per salvare Amy. Mia! Ross, sei morto? Quindi è così che sono morto. Sei morto per salvarmi? Mi lasci così, in questo modo, colpito da un camion? È così, così patetico. Patetico, patetico, perché mio gatto è dovuto morire? Amy non mi odiava, mi ha amato fino alla fine. Ero arrabbiato con lei senza ragione. Ross, grazie. Amy, questo è un addio. Sono certo che diventerai una grande stilista un giorno. Non ti dimenticherò mai, Amy. Ai ai ai. Shibanyan, eccoti! Cos'è successo? Sei svanito senza lasciare traccia? È stata una strana esperienza, ma sono felice di averla avuta. Abbiamo fallito nel separare il gatto yokai dal ragazzino. Come faremo a spiegare tutto questo al capo? No, non serve disturbarla con queste ridicole storie di gatti. Ah, proprio vero. Nessuna ragione al mondo. Perché avete fallito, Befane? Scusami, Shibanyan.
dovrei essere io a scusarmi. Cercherò di essere un gatto migliore. Mi sono trasferito e impadronito di casa tua senza neanche aver chiesto. Beh, non è stato poi così male. Oh, ecco la riscoperta di una meravigliosa amicizia. Sai che facciamo? Andiamo a casa e mangiamo una barretta di cioccolato. Ottima idea. Oh. Qualche problema? Riguardo alle barrette di cioccolato. Shibayan, te le sei mangiate tutte? Gnagni, ok, gatti adorano il cioccolato, sai? Sei un ladro, un cioccolatro. Io mangio quello che voglio, come, quanto e quando voglio. Sembrerebbe che non sia cambiato assolutamente nulla dopo tutto. Ah, il segreto di Shibayan, no. Incredibile. No, è brutta la storia. È troppo brutta. Brutta nel senso triste. So che dire brutta perché è triste è strano, ma mi fa strano. Ok. Oh, certo. Bandido. Bandido. Vuoi dare a Bandido un soprannome? Ma non so se non gliel'ho dato prima. Però è interessante sta cosa di poter dare il soprannome anche se non gliel'ho dato prima. Grande. Comunque sia, Cuccio, concludo qui questo episodio. So che magari è un pochino corto, perché comunque sia ho visto gente, cioè gente, voi che seguite i video, che mi state chiedendo sempre video più lunghi. Però dai, oggi questo è il secondo di oggi. Quindi domani continuerò le missioni chiave e cercherò di essere un pochino più veloce e andare avanti nella storia. Però ragazzi, davvero, la storia di Shibayan è stato davvero bello scoprire quello che è successo veramente. Sono stato davvero contento. Quindi io vi ringrazio per aver seguito anche questo video, che spero vi sia piaciuto. Quindi io vi ricordo che in descrizione ci sono i link per Facebook e Twitter, e se ancora non foste iscritti al canale, iscrivetevi. E ci vediamo nel prossimo video. Bye bye.